rischio di riprendere anche mentre mi attacca. Sì. Ultimo selfie. Metti ultimo selfie. Oh, ciao. Loro vedono le luci. Oggi è il mio ultimo giorno sul cammino primitivo. Non so per quale ragione, ma sento che in qualche modo questo luogo così lontano mi ha chiamato. Lungo questi sentieri ho scritto importanti pagine della mia vita. Qui sto lasciando un bel pezzo di anima. Buenas dias a tutti, mancano 3 giorni a Santiago de Compostela. E oggi arriverò a Melide e il cammino primitivo ormai si congiungerà al cammino francese, quindi si prevedono tantissimi pellegrini. Oggi voglio salutarvi con una bella frase di Oscar Wilde. Io non voglio cancellare il mio passato, perché bene o male mi ha reso quello che sono oggi. Anzi, ringrazio chi mi ha fatto scoprire l'amore e il dolore, chi mi ha amato e usato, chi mi ha detto ti voglio bene credendoci e chi invece l'ha fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io ringrazio me stesso per aver trovato sempre la forza di rialzarmi e andare avanti, sempre. Oggi è parecchio nuvoloso, tira vento, non so se pioverà, in ogni caso fino ad ora sono stato troppo fortunato, quindi non mi lamento. Ambiente molto molto bello. Mancheranno 10 km a Melide? Sì, perché se ne è fatti 10. Una decina, dai! A piovere, potrebbe essere la prima pioggia che becchiamo lungo tutto il cammino. L'undicesimo giorno ci sta. Che dici qui sotto l'albero?
se continua ci mettiamo il poncio e vai, andiamo avanti. Belli sotto l'acqua. Pochi, siamo quasi a medite, dai. Ed eccomi qui per la seconda volta. Sono di nuovo sul cammino francese. È una sensazione un po' surreale, una sorta di déjà vu. Devo sforzarmi un po' per riprendermi. E no, non è un cortocircuito mentale, è un sogno. Sono qui in carne ed ossa e so che questa sera sarò nuovamente nello stesso ristorante a mangiare il famoso polpo alla gallega, che tra cui qualcuno forse si offenderà, ma non ci vado neanche tanto matto. Dove è San Francesco? Oh. Ecco la classica camera del pellegrino. Questo è un ostello abbastanza grande. Io sono qui. Questo è un ostello da 150 posti circa. Dai! Basta!